Ciao ragazzi, come state? Oggi andiamo a vedere una nuova macchina fotografica istantanea, la Polaroid One Step 2. Praticamente questa è l'ultima macchina fotografica che ha lanciato Polaroid, che adesso è Polaroid Originals. Dopo che ha acquisito, no, Impossible Project, si sono rimessi a fare le pellicole Polaroid come quelle di una volta. Quindi, se vi piacciono le fotografie istantanee, ma volete provare la vera magia, il vero mondo Polaroid, lo potete fare se non avete una macchina fotografica di quelle vintage. Potete acquistare una di queste, che è la versione, la controparte moderna. C'è scritto One Step 2 E-Type, I-Type camera. Non so cosa voglia dire. Probabilmente funziona con le nuove cartucce che mi sa che non hanno dentro la batteria o qualcosa del genere. Comunque andiamo a vedere cosa contiene questa bellissima confezione. Io l'ho acquistata su Amazon, non sono sponsorizzato da Polaroid, non è una pubblicità. L'ho pagata 104 euro. Non è un prezzo elevatissimo per una macchina fotografica istantanea, però questo argomento lo riprenderemo in seguito. Andiamo a vedere cosa contiene la scatola, che è veramente molto carina. Ma non mi dispiace per niente aprirla, perché sono proprio curioso di provarla questa macchina. Eccola qua. Carina. Cioè, sia bianca che nera. Io ho pensato di prenderla bianca, perché l'altra che ho è nera. Molto bella. Un po' leggera e plasticotta, però sì, dai, carina. Distanza minima di messa a fuoco 60 centimetri. Tenere la luce dietro di te e usare sempre il flash. C'è anche l'attacco quello per treppiede sotto. Credo che questa macchina non abbia funzionalità del tipo doppia esposizione, ma ha il timer e quindi volendola potete mettere su un cavallettino come quello che sto usando adesso e farvi degli autoscatti. Voglio capire se le fotografie vengono meglio rispetto a quelle che si possono scattare invece con le Instax o le macchine fotografiche Polaroid vintage, perché questa costa 100 euro, però poi ne devi spendere 20 più o meno per ogni 8 scatti che fai. Sono cifre abbastanza importanti. Ok, che qualcuno i soldi a buttare ce li ha e non si fa problemi. Però io sinceramente guardo molto l'aspetto economico quando si tratta di fotografie non digitali, perché ogni singola foto la paghi. Le Instax, secondo me, sono meno belle a livello di formato, perché sia le mini che le wide sono rettangolari e non hanno proprio quell'aria istantanea al 100%, ma ci vanno molto vicino. Le square sono il mio formato preferito, però sono piccole. Queste sono quadrate e sono molto grandi e la Polaroid vera ha un valore più alto rispetto a una Instax. Però la Instax ti costa tipo meno della metà di una Polaroid. Come design devo dire che mi piace, anche se sembra proprio una di quelle imitazioni dello stile vintage, cioè si vede che comunque è moderna. È carina, ma è moderna. Il flash dovrebbe essere bello potente, la lente è molto carina. Qua c'è il viewfinder con anche sottoesposizione e sovraesposizione. Quella rotellina lì credo che sia, non lo so. Questo qua rosso è il pulsante di scatto, qui si caricano le cartucce. Questo è il pulsantino del timer e in generale, come potete vedere, è molto 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 basic e semplice. Diciamo che è la versione fighetta delle Instax, quelle base. Nella confezione c'è anche il manuale che non leggerò. Questo è il laccio per tenerlo al collo e non credo che sarò lì ad utilizzarlo. E questo invece è il cavo micro USB, però non ti danno il caricatore. Come vi sembra? Adesso siamo a Testaccio e qui c'è questo meraviglioso muro tutto street art con sulla lupa e c'è anche questa parete arcobaleno che è molto banale ma anche molto Polaroid, quindi faccio una foto alla Julie con lo sfondo colorato. Vediamo se riesco a fare il video intanto che scatto. Allora, così. Dovrebbe essere venuta bella la cornice viola. Devo subito metterla al buio. Che strane che sono, c'hanno tutte delle striature. La quarta Polaroid me l'ha scattata Giulia mentre stavo sopra alla mia Vespina 50 Special color azzurro carta da zucchero con dietro la porta bordeaux del garage per creare un piacevole contrasto. Siccome queste pellicole Impossible stanno venendo un po' strane, magari aspetto a farle tutte. Intanto mi serviranno per capire se la macchina fotografica funziona bene, però penso che sarebbe meglio utilizzarla con le pellicole più moderne o addirittura quelle
I-Type, che ho visto costano un pochino di meno. Oh, ma non era così nel mirino. Sono abbastanza insoddisfatto dall'esito delle prime quattro fotografie, perché due di queste, quindi la metà, sono venute male. La prima è quella scattata al concerto dei Rovere. Ero nel backstage, Nelson, Steve e Luke erano illuminati da questo bellissimo faro rosa, perfettamente in tinta con la cornice della mia pellicola Impossible. Però la foto è venuta così, non solo molto scura e anche difficile da mettere a fuoco, tant'è che si vede il riflesso della macchina fotografica che sta registrando, ma è anche molto decentrata e spostata verso il basso a sinistra. Questo perché credo che il mirino sia settato per soggetti molto più vicini, distanza diciamo colloquiale, 1,5 metri circa. Lo stesso problema si è verificato anche nell'ultima foto che mi ha fatto prima Giulia. Infatti, come potete notare, le ruote della mia Vespa sono pericolosamente appoggiate al bordo inferiore della cornice, cosa che io tendo a non fare mai. Anzi, l'inquadratura era tutt'altra, tipo così, cioè doveva essere così senza questo pezzo qua e il pezzo a lato, però appunto il mirino ha falsato un po' il tutto. L'inquadratura risulta, cioè ho provato anch'io a guardarla prima di fargliela scattare a Julie. Lo so che non è il top mettere in mano una persona che normalmente le foto non le fa, una macchina fotografica che non ha mai usato, per pretendere che venga bene al primo colpo, però io avevo fatto la prova, era a posto. Ma sì, c'è questo problema qua. Però le altre due fotografie che ho fatto a Giulia e a Guz, quando ci siamo beccati a Roma, gli ho detto: zio, devi venire a farmi da modello. Sono venute bene, perché cioè sono molto belle a livello di inquadratura e a livello di definizione, però i colori sono completamente slavati. Cioè, questo è dovuto alla pellicola, la macchina funziona a dovere, ma i colori veramente sono troppo vintage. A me non dispiacciono perché sono comunque particolari, anche se con le dovute imperfezioni. La cornice ha dei bei colori e soprattutto quando tieni in mano una fotografia di queste ti rendi conto che non sono le Instax. Queste sono proprio delle belle fotografie istantanee. Però il look è un po' estremo secondo me per qualcuno che magari si avvicina alla One Step 2 perché vuole delle fotografie che vengano bene. Cioè queste qua, se le fai vedere a una persona normale ti dice: perché è venuta così male? Io le tengo, per carità, però guardate come sono, cioè i colori dietro non sono così. Anche questa, cioè l'abbiamo scattata dove c'è la statua del Papa, quella davanti alla stazione di Termini a Roma, che ha un bellissimo colore, doveva fare contrasto con lo skin tone del Guz. Però niente, le pellicole Impossible mi sa che non sono il top da utilizzare, probabilmente erano scadute, non lo so. Io le ho conservate bene in frigo e non credo sia neanche stato un problema di infiltrazione di luce, perché quando la fotografia esce dalla macchina c'hai la come si chiama, frog tongue, che la copre, la tiene coperta, così almeno tu non hai problemi di luce che va ad interferire con il processo di sviluppo. Io l'ho subito messa in tasca, ho aspettato 20 minuti e questo è il risultato. Quindi penso che non farò fuori tutte adesso le fotografie, magari me la porterò dietro per fare qualche foto domani che vado a Disneyland, e per capire meglio se funziona a dovere dovrei utilizzare le pellicole apposta per queste nuove macchine. Quindi in un futuro video vi farò vedere quelle pellicole e magari anche come si comporta la mia macchina fotografica Polaroid vecchia con le pellicole invece moderne. Io per ora, vabbè, e poi vi faccio anche un confronto tra fotocamera nuova e fotocamera vecchia, cosa conviene fare se uno vuole scattare in formato Polaroid. Ci vediamo, vabbè, trovate il link qua sotto, ci vediamo al prossimo video. Devo procurarmi un album per metterle dentro, altrimenti mi si rovinano subito.